Buonasera cari amici, siamo qua in diretta oggi, 25 aprile, in attesa del messaggio e sono in Valle d'Aosta con la cara amica Liliana, Ciao a tutti. con la quale abbiamo vissuto un bellissimo pellegrinaggio. Sì. Vuoi dirci qualcosa del pellegrinaggio che abbiamo vissuto a Medjugorje insieme? Ci siamo conosciute in questo pellegrinaggio e siamo diventate amiche inseparabili, come solo a Medjugorje può capitare, queste meravigliose amicizie che Maria appunto mette, unisce. Quindi raccontaci un po' del Ma è pellegrinaggio. stato un pellegrinaggio molto bello, l'inizio un po' preoccupante perché come al solito c'è sempre qualche problema quando parti e quindi lì ho capito questo pellegrinaggio sarà bellissimo e difatti è stato veramente molto bello. Erano tanti anni che non andavo, avevo tanta nostalgia ed è stato come sempre molto molto bello. Abbiamo vissuto dei bei momenti molto intensi e non vedo l'ora di rifarlo, ecco, l'unica cosa che posso dire. Liliana, il prossimo pellegrinaggio sarà dal 31 maggio al 4 giugno. Medita. Allora, stiamo un po' parlando perché ho avuto notizia da Michele, da Medjugorje, che non riesce ancora a collegarsi con noi, ma fra qualche minuto riuscirà. A Medjugorje ci sono tantissime persone, quindi sono travolti dai pellegrini e un attimino, sta finendo l'ultimo gruppo. Ha detto 4-5 minuti e sono con voi. Quindi, mentre aspettiamo, leggo alcune intenzioni che mi sono arrivate e che metteremo insieme, uniti nella preghiera. C'è una richiesta di preghiera per Martina affinché lo Spirito Santo la illumini sulla scelta giusta da fare. Si chiede anche un miracolo, che la gemella riscontrata malata risulti sana, o comunque che Gesù e Maria diano la forza a questa mamma di accettare con amore questa gemella. Si richiedono anche la conversione per Martina, Guido, Nello, Ludovica, Elena. E una grazia particolare per la famiglia di Nunzia e Salvatore che sta vivendo veramente un momento molto 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 difficile per la salute. Una preghiera per Giovanni, che la mamma sta male perché ci ricevono una telefonata per avere notizie. E quindi con queste intenzioni che ho ricevuto personalmente, con tutte le altre che avete messo sulla nostra pagina Facebook, o comunque che arrivano e non abbiamo magari ancora visto in tempo, noi le mettiamo già sotto il manto di Maria, perché tanto lei sa tutto, vede tutto, e affidiamo veramente a Maria con tutto il cuore ogni intenzione. Una cosa particolare, tornando al pellegrinaggio che abbiamo fatto insieme dal 17 al 21 marzo, è stato anche l'incontro con la veggente Ivanka, Sì. che ha toccato il cuore di tutti. A Sì. te in particolare, che cosa ha Sì, colpito di allora, quella? beh, innanzitutto già il fatto di poter incontrare Ivanka non è così normale, Scontato. così scontato, ecco, trovare Ivanka. Ivanka ci ha ricevuti, non ha parlato tantissimo, ma mi ha colpito quello che ha detto. Lei ha detto inutile parlare troppo, se no le cose importanti si perdono. Però ha fatto la sua testimonianza in maniera semplice e così autentica come sono i veggenti di Medjugorje che ci ha colpito. È stata una testimonianza di mamma, di persona semplice che però ci ha raccontato quello che ha vissuto e ci ha dato i consigli, insomma, per vivere bene. Ma infatti la verità che si respira a Medjugorje, in quello che è tutto il contesto, in tutto quello che è il messaggio, è proprio la semplicità e il non protagonismo dei veggenti. Io mi ricordo sempre chi attacca Medjugorje su cose che umanamente vogliono trovare il cavillo, trovano appunto il capello nell'occhio anziché la loro trave, eccetera. E effettivamente una risposta che ho sentito una volta di un veggente ha detto: ma noi veramente non cerchiamo nessuno. Effettivamente, se ci pensiamo, è vero, nessun veggente è mai andato a cercare, ma siamo tutti noi che veramente siamo stati chiamati dalla grazia, da Maria, tutti noi sentiamo nel cuore questa bellezza, quest'amore puro che solo a Medjugorje si vive. E quindi in questa semplicità di testimonianza si respira la verità.
si respira la verità, perché quelle poche parole, come ripeto, semplici, comunque entrano nel cuore, e solo la verità può fare questo. La verità si riconosce, è il cuore che riconosce la verità. Non ha bisogno di tante parole, non ha nemmeno bisogno di tanti studi, perché la Madonna ha sempre detto, come a Bernardetta Lourdes, Bernardetta ha detto che la Madonna le ha detto che ha scelto lei perché era la più ignorante del paese, altrimenti avrebbe scelto un'altra persona. Ecco, non c'è bisogno di cultura, non c'è bisogno di studi, non c'è bisogno di potenza, non c'è bisogno di ricchezza, c'è bisogno di semplicità. Infatti, una cosa che a me colpisce sempre nella fede è la saggezza, no? La saggezza ce l'hanno le persone semplici, le persone umili, che è diverso dalla cultura. Uno può essere colto, ma può non essere saggio. E nella fede c'è sempre la saggezza. Quindi in questa semplicità, di questa testimonianza di Manca, o di Maria, o di qualsiasi veggente, Miriana, con poche parole veramente ti trasmettono l'immenso, con poche parole ti trasmettono la presenza di Maria. Ed è anche la differenza di tutti gli altri tutte le altre pseudo-apparizioni, che invece magari sono più cervellate. Adesso abbiamo appena assistito allo scandalo di Trevignano, no? Dove comunque era chiaro che erano scimmiottamenti di messaggi, eccetera. Perché la Madonna, quando dà i suoi messaggi, li dà sempre nella pace, nella speranza, nella gioia. Anche se si è nella tribolazione, si respira questa pace, questa speranza. Ecco, Medjugorje da questo. Stiamo aspettando per gli amici che stanno entrando adesso, Michele che è qua. Michele, mi ero preoccupata. Ciao. Perché a Medjugorje è stato cardinale Simone di Albania e siamo stati alla Croce Blu, che lui ha fatto una preghiera grandissima per tutti, ha fatto un esorcismo proprio. E allora siamo rimasti un po' lì, e dopo, siccome erano tante persone, non potevi muoverti più dalla Croce Blu. Tranquillo Michele, sai qual è il punto? È che abbiamo bisogno di Medjugorje qui in Italia, e avevo già detto a tutti gli amici che avremmo pregato, avevo timore, ho detto se adesso non riusciamo... Ok, benissimo. Ringraziamo al Signore che in questi giorni Italia è ritornata, possiamo dire, in Italia. Italia è tornata a Medjugorje perché tantissimi gruppi sono stati qua, per quello diciamo che abbiamo dimenticato la pandemia. Bene. Ci sono tante preghiere, si prega, e è bello vedere che la gente ritorna, che ha bisogno della fede e della preghiera. Io ora sono da... Lode, grazie a Dio. Sono da Sor Cornelia adesso, e sapete molto bene che lei è una forza di Medjugorje, perché quasi tutti i pellegrini che vengono a Medjugorje vengono a salutare quella suora, che è come Madre Teresa di Calcutta. Fa tante cose, tante cose, sì. Io ho fatto volontariato durante la guerra, quando c'era ancora Sor Josipa. Sì. È stata un'esperienza meravigliosa e che porterò sempre nel cuore. Io credo che riconoscete quel posto, vero? Assolutamente sì. La chiesetta, dove una volta c'era il refettorio, prima si nutriva il corpo, adesso si nutre l'anima, dice sempre Sor Cornelia qui. Sì. Certo, certo. Bene, sì. Allora iniziamo il rosario. Dove ci stai portando? Sono qua, sto aspettando che altri entrano lì per Sor Cornelia. Io mi fermo nel boschetto dove Sor Cornelia pregava sempre. Con i bambini. Sì. Dove una volta, come lei ha raccontato, è stata anche l'apparizione. Non so se sapete che i bambini hanno visto la Madonna proprio qua in quel boschetto durante la guerra, che hanno pregato con il Sor Josipa. Ricordo durante la guerra una volta alla settimana veniva sempre vista e aveva l'apparizione lì insieme a tutti i bambini orfani. Sì, 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 sì. Sì, sì. Erano ce veramente molto. E una volta proprio i bambini di Sor Cornelia ci hanno raccontato che hanno visto la Madonna qua mentre hanno pregato in quel boschetto. Grande, grande. Io mi ricordo, comunque Michele, racconto sempre ai miei pellegrini quando mi ricordo di raccontare i tempi della guerra, ma tu più di me, perché assolutamente l'hai vissuta anche in prima persona, ma io da pellegrina che veniva a Medjugorje durante la guerra dico sempre, tutto intorno c'erano i rumori di guerra, ma qui a Medjugorje c'era la pace
di adesso. I veggenti parlavano di Maria con la stessa tranquillità mentre si sentiva bombardare, loro erano tranquilli allo stesso modo come adesso quando ci parlano della mamma celeste. Quindi se tu non vedi Maria non puoi avere quella serenità. Certo. Bene. Come la Madonna ha detto, tra poco, ecco, proprio in quel momento, sono 17:44, è il momento quando Maria veggente ha apparizione alla sua cappella, e tra poco vedremo il messaggio. Sapete che ogni 25 del mese la Madonna dà il messaggio, così, così aspettiamo il nuovo messaggio della Madonna. Appena sarà pubblicato ufficialmente lo pubblico, così vedremo che cosa dice la Madonna. L'ultima volta è stato molto corto, che ha scioccato tutti, che non ha ringraziato come sempre, e allora credo che abbiamo fatto qualche preghiera in più, eh? Assolutamente sì. Allora adesso, mentre a Medjugorje la Madonna sta apparendo alla veggente Maria, tra l'altro mio marito fino a ieri era lì, adesso sta rientrando con un gruppo di pellegrini, noi adesso verremo, tra l'altro ci incontreremo, Michele, sarò tanto felice di vivere di nuovo con te Medjugorje dal 29 aprile al... è andato via Michele, ma tornerà dal 29 aprile al 3 maggio e poi ritorniamo dal 31 maggio al 4 giugno. È andato via Michele e iniziamo, c'è problema anche di linea. Iniziamo il rosario? Iniziamo. È il momento dell'apparizione, quindi ci mettiamo in comunione con Medjugorje, ci mettiamo in comunione con Maria che scende viva sulla terra, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina e Madre della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Oggi è martedì, diciamo i misteri del dolore. Sì. Nel primo mistero del dolore meditiamo l'agonia di Gesù nell'orto del Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per... Eccoci, Michele. Ecco, scusate. Prego. Ricominciamo il rosario con te, va però. Bene, va bene, va bene. Guidalo tu. Tu dici la prima parte e noi rispondiamo alla seconda. Avete già cominciato? No, ma incominciano tu, perché avevamo detto solo le prime due Ave Maria, preferisco dirlo tutto con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace, prega per noi e per il mondo intero. San Giuseppe, prega per noi. Nel secondo mistero del dolore meditiamo la flagellazione di Gesù alla colonna. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Sia resa gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia. Santissimo nome di Gesù e Maria. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina e Madre della Pace, prega per noi.
Nel terzo mistero del dolore meditiamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quarto mistero, prega per noi. Nel quarto mistero del dolore, scusa? Non dimenticate mai San Giuseppe, che è il santo più potente. È vero, è importantissimo. Nel quarto mistero del dolore meditiamo su Gesù carico della croce. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Fiat et gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia. Santissimo nome di Gesù e Maria. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina e Madre della Pace, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Nel quinto mistero del dolore meditiamo la crocifissione e morte di nostro Signore Gesù. Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le Perdona nostre le nostre colpe, colpe, preservaci preserva dal il nostro fuoco corpo dell'inferno, dall'inferno, porta in porta cielo in tutte le cielo tutte anime, le anime, specialmente le più specialmente bisognose le della più tua misericordia. bisognose della tua misericordia. Regina della pace, Prega per noi e per il mondo intero. San Giuseppe, Prega per noi. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. E per intercessione della Beata Semprevergine Maria, gli angeli e tutti i santi, chiediamo la benedizione di Dio Padre Onnipotente per noi tutti e per tutti i nostri cari. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Michele, se hai ancora 2 minutini, stavi dicendo che a Medjugorje gli italiani sono tornati tanti, come prima del Covid. Ci puoi raccontare un po' di questi giorni del ponte del 25 aprile? Ma da sabato è Medjugorje è pieno, tantissimi gruppi sono arrivati da Italia. È bello vedere di nuovo le file davanti ai confessionali dove è scritto italiano. Ho conosciuto le persone che dopo 40-50 anni si confessano qua a Medjugorje. È bello sentire, soprattutto da una coppia che dopo 60 anni a Medjugorje sono andati a confessarsi. Ho chiesto a quell'uomo quando hai fatto l'ultima confessione, mi ha detto ho fatto prima comunione e l'ultima. Da 12 anni si è allontanato dalla chiesa e dopo 60 anni l'ho trovato un sacerdote e si è confessato. E quasi tutti mi raccontano che quando sono stati piccoli hanno pregato con la sua nonna e dopo si sono allontanati. Cioè, per capire quanto sono importanti le preghiere che facciamo con i nostri nonni, perché vedi che le preghiere della nonna non hanno permesso che lui si perde per sempre, che hanno portato di nuovo in chiesa, per quello è bello vedere questo. Dopo vedremo che cosa dice la Madonna stasera. Io spero che di nuovo dà un messaggio pieno della speranza, perché vedi che i messaggi della Madonna non sono catastrofici. Con tutti i problemi che abbiamo, lei dice pregate e con la preghiera ce la facciamo. Per questo basta non mollare, basta non stancarsi, perché se dico sempre se siete stati fedeli 42 anni, non dovete fermarvi adesso, anzi dobbiamo fare di più, perché si vede che il tempo si stringe, sapete che non ci sono più apparizioni 2 del mese, che erano tanti anni, non ci sono più apparizioni sulla collina con veggente Ivan per il suo gruppo della preghiera, sono rimasti ancora quelli che hanno Ivan Witzka e Maria 6-20 e non sappiamo fino a quando. Per questo finché c'è quella grazia, finché c'è la Madonna con noi, dobbiamo muoversi. Perché Assolutamente sì. un giorno quando finiranno apparizioni o quando arriverà il tempo delle prove come la Madonna ha detto, sarà più difficile anche cambiare la vita. Per quello credo che ogni Ave Maria che si fa, soprattutto per coloro che non hanno conosciuto l'amore di Dio, cioè, io credo che porta a una guarigione, una conversione, per quello non è neanche per caso che arrivano così tante persone a Medjugorje che si confessano, perché la Madonna una volta ha detto nei messaggi, chi viene a Medjugorje viene perché l'ho chiamato io. Vuol dire lei voleva che viene qua, per quello cerchiamo di rispondere alla sua chiamata. Assolutamente sì. E quello che hai detto in merito ai messaggi della Madonna che danno speranza e non sono mai catastrofici, No, mai. devo La anche mamma come la mamma. riconoscere una cosa, Michele, tu che vivi a Medjugorje probabilmente questa cosa non la puoi sperimentare, ma noi pellegrini che veniamo a Medjugorje arriviamo da tante realtà, magari molto, molto di prova, molto pesanti, qua le nostre vite, ognuno nel proprio paese, ma quando si arriva a Medjugorje i problemi rimangono, ma non si percepiscono più, perché la grazia è talmente tanta a Medjugorje, la presenza di Maria è così grande, Sai che i perché? problemi
non pesano più come pesano nelle nostre case. E quindi io Perché? penso che adesso che arriveremo nei tempi difficili, se veramente saremo sotto il manto di Maria, quei tempi difficili si affronteranno in una maniera diversa. Ma Tu cosa sì, ma ne guarda, pensi? quando venite a Medjugorje siete circolati delle persone che pregano, che sono positive, c'è il manto della Madonna che copre tutto, ecco perché si sta meglio. Cioè, quando vai sulla collina tu riesci a respirare bene, se vai in una città dove c'è smog grande non riesci a respirare. Allora dipende dove vuoi andare. Se vai fuori di quel manto, quella protezione della Madonna, certo che i problemi che abbiamo tutti senti in modo diverso. Invece se sei coperto, se preghi, se sei in grazia, i problemi che ci sono si riescono a portare. Assolutamente sì, Eh? assolutamente d'accordo. Cercate, guarda, il Signore non si è allontanato da noi, ma cercate non allontanarsi da Lui. Perché tante volte noi ci allontaniamo dal Signore e diciamo soffriamo, stiamo male, non possiamo vivere. È normale perché sei lontano. Il male non è che ti aspetta, ti frega se ti avvicini a lui, per quello cercate di evitare i posti dove potete cadere nel peccato. Eh? Assolutamente Questa è sì. la formula che la Madonna. Cercate di evitare i posti dove puoi cadere nel peccato. Non dire io sono forte, no, io prego e cerco di evitare i posti dove so che male mi tenta. Eh? Assolutamente sì. Grazie, grazie Michele per il tempo che ci hai dedicato. So che sei Io molto chiedo. impegnato. Ecco, io chiedo scusa perché eravamo alla Croce Blu, tante persone, con il cardinale che ha fatto un rosario, ha fatto la preghiera, ha fatto tutto. Dopo per fare spostamenti a Medjugorje è come a Roma adesso. Se un pullman si blocca, allora devi aspettare mezz'ora che passa. Allora è così. Comunque sono felice sempre quando facciamo quell'incontro, quella preghiera, perché come dice la Madonna, nessuna Ave Maria non si perde mai, nessuna preghiera non si perde. Dove sono finite quelle Ave Maria che abbiamo fatto? Il Signore lo sa. Ecco, Assolutamente d'accordo io e spero che ci grazie. vedremo tra qualche giorno, so che vieni con gruppo qua a Sì. Medjugorje, così continuiamo a pregare insieme, Con salendo grande sulle gioia. colline. Va Con grande bene, gioia. un grande abbraccio a tutti voi, vi Grazie. saluto da Medjugorje e uniti in preghiera. Assolutamente, con tutto il cuore. Grazie. Va Grazie, bene, grazie. Aspettiamo il ciao. messaggio, lo prendiamo dalla tua pagina. Appena io so che è la traduzione ufficiale, io lo pubblico. E noi lo condividiamo. Grazie Va anche per il bene. lavoro che fai da Medjugorje per Maria, dove veramente tutti i giorni ci dai informazioni, preghiere, immagini bellissime. Grazie Michele per quello che Va stai facendo. bene. Grazie a voi che avete Ciao. risposto alla sua chiamata. Uniti. Ciao caro, Uniti. grazie. Allora, concludo questa diretta con un messaggio preso a caso in attesa del messaggio che Maria ci darà questa sera. Messaggio del 25 settembre 2014. Cari figli, anche oggi vi invito perché anche voi siate come le stelle che con il loro splendore danno la luce e la bellezza agli altri affinché gioiscano. Figliuoli, siate anche voi splendore, bellezza, gioia e pace e soprattutto preghiera per tutti coloro che sono lontani dal mio amore e dall'amore di mio figlio Gesù. Figliuoli, testimoniate la vostra fede e preghiera nella gioia della fede che è nei vostri cuori, e pregate per la pace, che è dono prezioso di Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ho visto prima che c'era una signora che ha chiesto preghiere per la pace, ecco, la Madonna ci chiede di pregare per la pace. Grazie a tutti, uniti in preghiera in attesa del messaggio. Al prossimo 25. E se qualcuno vuole venire a Medjugorje dal 31 maggio al 4 giugno, noi stiamo prendendo le adesioni. Potete chiedere qua nella nostra pagina Facebook, vi rispondiamo e uniti con Maria. Buonasera a tutti. Ciao a tutti. Ciao.